Prendete tutti lezione da me, infatti. Allora, non so se sentite. Prendete tutti lezione da me, infatti. Ciao. Allora, non so se sentite. Prendete tutti lezione da me, infatti. Allora, siccome siamo in diretta, vi chiedo di chiudere i microfoni in modo che non ritorno, mentre abbiamo il lupo. Forse questo qua che fa casino. Senza microfono non sentono. Allora lascia Sempre. è questo sicuro, a posto. Siamo Allora, pronti? 3, due. 3, 2, 1, via. Allora, grazie come osservatorio Europa. A posto. Siamo pronti? 3, 2, 3, 2, 1, via. Allora, grazie c'è qualche cosa che rientra. Marina. La diretta da questa Marina. Marina Moscaina. C'è Marina Moscaina. Ecco fatto. Era a posto? Era colpa mia. Allora, Osservatorio Europa oggi presenta il libro di Fabio Marcelli, Diritto Internazionale. Siamo in presenza e in parte anche online e abbiamo l'occasione di vederci e quindi approfittare dello spazio che ci viene messo a disposizione da Rifondazione Comunista e do subito la parola alla telecamera al segretario del circolo. No, no, senza microfono. Secondo me è meglio che forse ci sediamo di quanto allora, buonasera a tutte e a tutti. Per dirla con una battuta, grazie di essere ospiti presso questa sede del Partito della Rifondazione Comunista, il circolo di Centocelle. Io mi chiamo Marco e sono il segretario. Sono contento di questa serata pomeriggio per diversi motivi. Il primo, penso che fare queste cose nelle sedi di Rifondazione Comunista sia una delle ragioni per cui abbiamo le sedi e Rifondazione Comunista. Per aprire a discussioni, incontri ad altre realtà vicine, meno vicine, sociali, politiche, sindacali, diciamo in maniera fedele non solo per tanti di noi a una vita di militanza, ma anche al mandato, come dire, congressuale del nostro partito che ci affida la funzione di essere colla tra varie realtà, situazioni e istanze, organizzare o meno. Questo è un circolo che da questo punto di vista forse è fin troppo colloso e poco fluido, nel senso che è abitato adesso. E credo sia un merito, ma anche un limite per tutta la sinistra e l'alternativa, più da situazioni sociali che da situazioni strettamente politiche. Noi qui facciamo un corso di italiano per stranieri, abbiamo uno sportello diritti rivolto ai migranti, uno sportello lavoro, vertenze di carattere più strettamente sindacale, ospitiamo feste a prezzi modici che una laurea o un compleanno non possono permettersi di fare in luoghi commerciali. Abbiamo inaugurato pochi giorni fa un corso di tango, un misto di autofinanziamento, socialità e costruzione di organizzazione.
L'altro motivo, tra virgolette, più personale per cui sono contento è che ritrovo qui compagni e compagne di tutta la mia vita di militanza, non solo in Fondazione Comunista, a cominciare da Fabio, l'autore del libro, e da Giovanni Russo Spena. Con la compagna che mi ha proposto questa serata, che è Michela Rigale, e i due compagni che ho nominato prima, condivido anche con certo minor successo di loro la stessa laurea, diciamo così. E quindi ho delle reminiscenze, insomma, anche di questo argomento che abbiamo qui oggi a discutere, cioè il diritto internazionale. È uno degli esami che feci e ricordo che mi colpì soprattutto per due aspetti. Il primo è che si diceva all'epoca che è un diritto un po' sui generis, in quanto privo di cosiddetta effettività. Cioè si dicono delle cose, si stabiliscono dei principi, ma da qui a metterli in pratica è un altro paio di maniche. Ed è privo di effettività perché ad essere difficile, nel diritto internazionale pubblico parliamo, insomma, non di quello privato, ad essere difficile è il meccanismo della sanzione. Cioè, mentre nei rapporti tra Stato e cittadini, tra privati, esiste il meccanismo della sanzione civile, penale, amministrativa, come dire, a non a rinforzo, a rendere effettiva la norma giuridica, nel diritto internazionale questo aspetto è più difficile. Questo è quello che ricordo dall'esame, non so i colleghi che voto mi darebbero, ma quello che mi colpisce oggi è l'assoluta attualità di questa contraddizione del diritto internazionale, cioè il suo stabilire cose che non si possono poi mettere in pratica. È un meccanismo che, a mia sensazione, non da spettatore, ma insomma da persona che vive anche con sofferenza l'attualità internazionale. È un meccanismo contorto e contraddittorio che impedisce che il male venga fatto, cioè permette che il male venga compiuto, in completa elusione dei principi del diritto, internazionale. Chiaramente ci sono state anche delle evoluzioni che possono essere viste da diversi punti di vista, come la costruzione dell'Unione Europea con diciamo, la capacità delle sue norme di essere direttamente vincolanti per i cittadini e gli stati membri. Ma il punto chiave del diritto internazionale pubblico, la sua aspirazione, diciamo, a un mondo di pace senza di pace e di abbondanza, nel senso di privo di fame e ambientalmente giusto, sembra completamente andata a ramengo e le stesse istituzioni nate con questo scopo sembrano non avere particolari intenzioni di raggiungere. Il nome oggi di questa contraddizione per me, del diritto internazionale è Palestina. Più in generale possiamo dire che è come se la guerra, come fenomeno reale che si dà nella realtà degli stati e dei popoli, non avesse sanzione, se non più guerra. È come se la pace fosse una parola vuota, anche perché le istituzioni di diritto internazionale non lo dicono e forse non possono dirlo, ma da questa parte del mondo, inteso come insieme di valori, continuiamo a pensare che la pace è una buonissima cosa, ma che senza giustizia non si può ottenere. Il mio saluto a voi è terminato e vi auguro la migliore discussione. Un abbraccio a tutte e tutti. Sì, io mi sento qua vicino a Giovanni. Buonasera a tutti e tutti, sono Giovanni Russo Spera. Io sono solo moderatore di questo incontro perché poi la relazione la terrà in maniera più ampia Michela Ricale. Ci fa piacere che è qui con noi. Saluto Marco Schettino, vecchio compagno, vecchio nel senso No, appunto vecchio di senso di militanza, no? Nel modo più giovane di me. E mi fa piacere essere qui nella Casa del Popolo, nel circolo di Rifondazione Comunista.
E io farò soltanto due o tre osservazioni e un paio di domande, ma insomma, in non più di 7-8 minuti, insomma. Poi, se ci sarà un po' di dibattito anche da remoto, modereremo quello. Io credo che noi ci troviamo, l'abbiamo presentato altre volte, credo con Fabio Marcello abbiamo discussione e militanza comune e anche una consonanza larga di analisi e di impostazioni. Io credo che questo sia un libro molto importante. Non lo dico per piaggeria nei confronti di Fabio Marcelli. È un libro molto importante, tra l'altro in un contesto particolarmente importante e travolgente, cioè in una mutazione, in un terremoto a livello mondiale. Lo dico anche da giurista. Proprio oggi, appunto, scrivevo un testo che è stato richiesto dall'Università di Torino, appunto, alcuni dei temi che tratta il libro sono temi molto importanti e anche che sono dentro la nostra analisi. Parlo dei giuristi democratici, parlo di tutti gli avvocati democratici, parlo del CREB, la struttura di cui Michela e Fabio fanno parte. E io vorrei partire appunto da questa osservazione. Dalle prime pagine del libro Fabio pone sostanzialmente un tema che anch'io mi pongo. Diciamolo così, esiste il diritto internazionale o esiste più il diritto internazionale? Ovviamente la nostra risposta, anche Marco lo diceva, è che occorre una urgente rifondazione del diritto internazionale. Perché? Perché c'è un'evidenza anche scientifica di una legge di tendenza. Sto pensando allo splendido testo del mio concittadino, amico, compagno come Brancacci. Cioè, il tema fondamentale è la centralizzazione del capitale che quindi distrugge la legalità, distrugge la democrazia e fomenta la guerra. È indispensabile quindi essere pienamente consapevoli, e questo è un punto fondamentale che io condivido peraltro del libro, essere pienamente consapevoli del rapporto indissolubile, vorrei dire, fra capitalismo e catastrofe, e quindi il diritto internazionale viene sottoposto in qualche modo ai rapporti di forza. Faccio solo alcuni esempi, perché appunto poi Michela svilupperà. Innanzitutto sono svuotate completamente le sedi della cooperazione internazionale. Una cooperazione internazionale che è partita con alcune strutture che sono nate nel secondo dopoguerra in un clima, in una temperie storica completamente diversa, no? Ricordate, mai più Auschwitz, mai più Hiroshima. Allora nacquero Società delle Nazioni, nacque l'ONU, nacquero le Nazioni Unite. Oggi di questo cosa rimane? Se quando nel momento in cui un moderatissimo segretario delle Nazioni Unite come Guterres pone un problema addirittura di buon senso, cioè pone il problema di una necessità, come dire, di proporzione, come l'ha chiamato, di contemperamento della risposta al 7 ottobre da parte di uno Stato, quindi da parte del governo israeliano, che è uno Stato vero e proprio. E in quel momento dice sostanzialmente, esercita il diritto dovere di un segretario dell'ONU che ha alle spalle tanti tanti pronunciamenti, più o meno impliciti, espliciti, ma anche disposizioni ufficiali, anche direttive ufficiali, come ce l'ha l'Unione Europea. E in quel momento viene brutalmente attaccato a livello internazionale di antisemitismo. Non parliamo del livello nazionale. Io proprio 2 ore fa scrivevo la risposta a Mieli al suo articolo sul Corriere della Sera, in cui, che è un articolo tremendo, che parte con questa osservazione, cioè che
bandiera del sinistro, che oggi è la bandiera palestinese, con la parte dei giovani stupidi, ignoranti, imbecilli, sono fino dal segretario del mondo. Il livello di giornalisti importanti, dei grossi giornalisti importanti, in Italia basta. In questo libro posso fare meglio più scientifici, ma questo era più giornalista. Sente Quindi male, questo libro Giovanni? all'interno di questo grande libro. Secondo aspetto, secondo esempio che voglio Siamo rimasti noi perché credo che loro abbiano organismi, la fatto connessione è tornata, mi pare. un palco. Sì. Anche gli organismi che esistono sono gli organismi che sono regolati dai rapporti di forza. Cioè, non si capisce perché, per esempio, non vi siano commissioni d'inchieste di quella struttura internazionale oggi a Gaza, come sono state invece precedentemente quando abbiamo smantellato, anche noi governi italiani, quando è stata smantellata la Jugoslavia, comunque la guerra, il conflitto balcanico, oppure il conflitto ucraino-russo. Il che vuol dire allora che il diritto internazionale è sottoposto completamente ai rapporti di forza delle grandi potenze. Questo allora significa, appunto, come dice Fabio, come appunto a cui allude Fabio, significa inesistenza dei diritti internazionali. Quindi questo pone appunto alcuni interrogativi. È necessario passare attraverso un cambiamento di sistema? Questa è la domanda che pone il libro a fondo ed è fondamentale. È necessario passare attraverso un cambiamento di sistema per salvare pace, democrazia e diritti oggi a rischio? È questo il fallimento del diritto internazionale? Sul piano poi costruens, sulla past costruens costruttiva, mi pare che Fabio dia molta importanza alla proposta di Costituzione per la Terra, quella elaborata appunto da Luigi Ferrajoli, dalla Valle, da Nino Dalla Valle, a Domenico Gallo, che è certamente un punto di vista e un tentativo di progettualità coraggiosa e controcorrente. Qui sorge il secondo interrogativo, poi mi zittisco. Il secondo interrogativo è a questo punto, allora, se il diritto internazionale è in questo stato, cioè dentro la centralizzazione dei capitali che è fomentatrice di guerra e quindi di distruzione dei diritti, perché la guerra è distruzione dei diritti e delle legalità costituzionali. E se in questo momento siamo di fronte alla necessità di una rifondazione del diritto internazionale, perché c'è bisogno appunto, comunque di un diritto internazionale, è un tema vero, un interrogativo vero è il diritto costituzionale, per quanto è in crisi, comunque è un limite. Noi dobbiamo ricostruirlo come limite. Siamo in un momento di orrore bellico, siamo di fronte alla nuova guerra fredda, certamente, nel passaggio dal secolo americano al secolo cinese, come lo chiama Arrighi, il povero Arrighi, grande studioso di temi internazionali, oggi defunto, ma per bloccare l'orrido, appunto, che è dinanzi a noi, probabilmente noi dobbiamo ricostruire una sede delle comunità, delle convenzioni, dei collettivi che in qualche modo ridiano un senso ad un diritto internazionale, cioè a una comunità di popoli che ricostruiscano delle forme, delle regole, che si ridiano dei diritti. Perché questo Marco, e chiudo, Marco aveva già posto questo problema nella sua introduzione, perché il diritto internazionale appunto è fondato sulla effettività, come diceva Marco. Oggi invece esso è basato sulla ineffettività. Questo è il punto fondamentale. Oggi abbiamo una violazione sistematica quindi del diritto internazionale che lo rende evanescente, lo fa evaporare.
E quelle che mancano sono proprio le istituzioni di garanzia, le istituzioni di garanzia della pace, dei diritti fondamentali, che siano all'altezza delle sfide globali così aspre e così difficili. Per questo dicevo, occorrerebbe rifare oggi un patto di convivenza, un'utopia. Ma delle utopie in qualche modo ci siamo sempre, come dire, chiusi, e comunque le utopie servono anche a far smuovere poi le situazioni, a camminare, appunto, come dice Gaia. Ma forse noi abbiamo davanti, per esempio, un terreno su cui dobbiamo lottare quotidianamente, ma che ci dice che è un po' una cartina al tornasole. È un punto che affronteremo anche domani, sabato, appunto, nel convegno di Rifondazione Comunista che si terrà alla Casa delle Donne, con presenze anche internazionali, eccetera. Ecco, noi siamo di fronte a un problema. La risposta del governo israeliano, dello Stato israeliano, al 7 ottobre, agli eccidi del 7 ottobre, configura un reato di genocidio internazionale? Configura un crimine di guerra o è dentro la necessità della difesa, come lo chiamano appunto le convenzioni internazionali, è dentro il diritto di difesa che lo Stato israeliano ha? Ecco, io credo che partendo quindi da una realtà così difficile, così tragica, che ci fa soffrire, non ci fa dormire la notte, di morti, di bambini, donne, anziani, insomma, di episodi incredibili come la distruzione degli ospedali è comunque un trasferimento di popoli verso il deserto, perché di questo si tratta. Questo io credo che sia l'obiettivo. Beh, di fronte a questo, forse noi dobbiamo tentare, come vecchie talpe, di ricostruire un'idea di convivenza internazionale, uno schieramento internazionale che rimetta al centro, pur nel suo pluralismo e nelle sue diverse convinzioni, i diritti e le legalità. Ecco, io credo che il libro di Fabio che ci porta a porci questi interrogativi, che sono interrogativi di fondo per l'esistenza del mondo, per evitare una nuova guerra mondiale, globale, beh, è un libro quindi di estrema importanza, e ora sentiremo cosa ne pensa di Radicale. Faccio anche da regista, così sposto un attimo l'inquadratura. No, apposta, mi piace che stiamo tutti quanti. Grazie Giovanni, grazie Marco per l'ospitalità, grazie a Roberto che è venuto a ingiarmare tutto il necessario per fare anche la diretta. In effetti sono stata io a volere fortemente che questa cosa fosse fatta di presenza. Purtroppo, o per fortuna, lo sciopero generale un po' ci ha tagliato le gambe. Anche la scorsa volta, quando abbiamo presentato il libro di Ernesto, c'era lo sciopero allo stesso modo. Però è importante, secondo me, parlare di queste cose all'interno dei circoli e di persona, perché è vero che questo libro diretto internazionale. Che succede? Allora, questo libro, Diritto Internazionale, è vero che è un manuale di diritto internazionale che cerca di dare una panoramica della situazione esistente, ma è anche un compendio dei problemi del presente, come accennava Russo Spena, affrontati da una prospettiva di sinistra, marxista. E questo è importante, questa è la differenza fondamentale con tutti gli altri manuali di diritto internazionale. In questo senso può essere un aiuto e uno strumento anche per il militante, anche perché l'approccio della scrittura è molto divulgativo, non è tecnico, è dedicato, è, diciamo, è un manuale con l'animo della divulgazione, perché comunque può essere letto e capito da chiunque abbia la voglia di approfondire e capire quali sono i si attiva.
condizioni fondamentali del nostro presente, e a partire dalla domanda fondamentale che esiste il diritto internazionale. Allora, io su questo voglio fare un attimo una premessa, nel senso il diritto, tutto il diritto, non solo il diritto internazionale, non è un atto performativo per cui tu enunci un principio e questo principio magicamente diventa realtà. C'è sempre bisogno di un elemento umano, e quando dico umano intendo politico, no? Per far sì che il precetto, quello che è stato enunciato, venga trasformato in realtà nella pratica, che è, voglio dire, la stessa difficoltà che noi abbiamo con la nostra Costituzione. Perché allora che dice? Allora la Costituzione non esiste perché non viene applicata, perché, voglio dire, rispetto anche a 30 anni fa, l'efficacia sostanziale dei precetti costituzionali, ad esempio, sono certamente minore, gli attacchi continui, eccetera, eccetera. Esiste sempre, cioè il diritto è un equilibrio di forze che viene racchiuso in un processo, in un precetto, ed è anche equilibrio di forze nell'applicazione di questo precetto. Quindi i momenti fondamentali sono due, sia quelli della enunciazione, che poi successivamente quelli della messa in pratica. Per quanto riguarda il diritto internazionale, il momento dell'enunciazione c'è stato in un momento storico particolare, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando per reagire all'abominio delle due guerre mondiali, si è voluto cercare di dare un ordine giurisdizionale al sistema delle relazioni tra stati. Ma qual è quella cosa che distingue il diritto sia internazionale che nazionale? Perché ricordiamo che nel primo dopoguerra c'è stato anche tutto il periodo della primavera costituzionale, tutte le grandi costituzioni che vengono a nascere. Qual è la differenza fondamentale tra il diritto dal dopoguerra in poi e tutto il diritto precedente alle due guerre mondiali? Sempre diritto era, sempre leggi erano. Qual è la differenza tra questi due momenti, secondo me, fondamentali della storia umana? È il principio democratico, il principio dell'uguaglianza, è il principio secondo cui lo Stato non ha sempre ragione, ma il suo agire è limitato da una serie di paletti che noi sono appunto la cornice costituzionale dell'agire dello Stato. Lo Stato non ha sempre ragione. Questo è il diritto liberale che diceva che lo Stato aveva sempre ragione in quanto Stato, e anche tutto quello che faceva nelle relazioni tra Stati andava bene perché era espressione della propria sovranità libera, autonoma, assolutamente. Nel diritto e nell'enunciazione del secondo dopoguerra, invece, emergono questi due principi fondamentali, quello del limite all'agire dello Stato e quello del principio democratico, che si fonda sul principio di uguaglianza, cioè tutti hanno la stessa dignità, o meglio, dovrebbero avere la stessa dignità, hanno la stessa dignità formale davanti alla legge, e l'obiettivo è quello di avere la stessa dignità sostanziale nell'applicazione della legge. Ora, il conflitto in corso, per cui uno dice non esiste il diritto internazionale, ma non esiste il diritto, perché voglio dire, il problema dell'applicazione, anche se con estensioni maggiori, è ovunque, è molto differente poi a seconda dei sistemi. Noi con i sistemi di diritto civile siamo, diciamo, un po' più al riparo rispetto ai sistemi di common law, in cui l'interpretazione invece dei precetti è completamente arbitraria, rimessa all'interprete in questo senso. Ora, che cosa succede? Nei rapporti internazionali, nelle relazioni internazionali, che significa il principio democratico, il principio di uguaglianza e il principio costituzionale?
Uno è il principio di autodeterminazione dei popoli, cioè dove dice che tutti i popoli hanno la stessa dignità, il principio di uguaglianza formale politico. E poi c'è i limiti all'agire statale che sono, sarebbero i diritti umani, no? L'agire statale dovrebbe essere. L'agire statale sia all'interno che nelle relazioni degli stati dovrebbe essere ispirato da tali principi. Ora, che succede nel mondo? Che nessuno rispetta questi precetti che pure si sono dati. E perché? Perché siamo in un momento storico in cui abbiamo vissuto, perché siamo alla fine di questo momento storico, in cui esistono delle entità, no? Che possono permettersi di fare quello che vogliono, perché nessun altro ha il potere di costringerli a rispettare la legge. E qua vengo a un altro punto. Qual è un altro degli elementi fondamentali del diritto? È quello che nel momento dell'inadempienza, quindi nel momento in cui non si rispetta la norma, c'è un potere coercitivo che ti obbliga a rispettare o ti punisce per un'eventuale violazione. E questa cosa è relazionata al monopolio dell'uso della forza, eccetera, eccetera. Cioè, chi ha il potere giurisdizionale di applicare il diritto in genere ha anche cioè il potere coercitivo, no? Di applicarlo. Questa cosa a livello internazionale manca. E perché manca? Manca perché adesso sta cambiando, secondo me, una cosa, hai capito, che sta succedendo adesso. Però fino a che c'è stato il dominio unipolare degli Stati Uniti, e quindi fino a quando la potenza, c'è cioè un'unica potenza nelle relazioni internazionali, è ovvio che questa potenza fa le norme e fa e disfa senza nessuna possibilità di come dire, di reazione degli altri, perché se non hai il potere effettivo di imporre una determinata cosa, è come se non ce l'avessi questo potere. Ora, qua veniamo al punto effettivo di diritto internazionale. Quello che si vive in questo momento è esattamente questo scontro tra un mondo unipolare che è finto e l'emergere di un mondo multipolare. Dal punto di vista delle relazioni internazionali, questo significa il passaggio da un mondo ideologico, perché un mondo unipolare con una sola potenza che non ha bisogno di equilibri strategici. La unica potenza può permettersi di fare tutto, a un mondo multipolare in cui però la necessità strategica di rendere prevedibile il comportamento di tutte le potenze, no? Emerge come rilevante. E quindi questo mondo multipolare ha necessità di un approccio non più ideologico alle relazioni internazionali come è stato fino a ora, bensì legale, perché il diritto internazionale è l'unica cosa che rende prevedibile il comportamento degli stati. L'esistenza di più potenze e quindi entità in contrapposizione tra loro, che però possono competere allo stesso livello politico, garantisce, no? Il funzionamento del sistema legale. Il sistema legale funziona solo se esistono pesi e contrappesi. Mo, come tu li vuoi declinare questi pesi e contrappesi, a seconda se a livello internazionale o a livello interno, a livello costituzionale, questo rende possibile l'effettività del modello legale. Che attenzione, Giovanni ha accennato alla questione della Costituzione della Terra. Io rispetto a questa proposta invece non sono affatto
tratto, cioè non mi piace tanto per come è. Infatti noi io e Fabio abbiamo Ho detto che lo dice Fabio, io ci credo molto meno. Dice Fabio. abbiamo discusso su questo, sempre per la questione che chi sono i soggetti costituenti e poi questa eventuale costituzione della forza, a chi lo diamo sempre il monopolio della forza? Quando c'è un unico, no? È sempre male. Cioè, il modello internazionale che emerge in questo momento, invece, è un mondo multipolare. La guerra, perché ci sta? Perché ovviamente nessuno rinuncia pacificamente al proprio potere, anche di fronte all'evidenza. Allora, che cosa si fa? Ci si arrocca sempre più stretti alla ricerca di questo, alla ricerca del mantenimento del dominio, anche se in una zona geograficamente più determinata. Perché oggi, nel 2023, noi ci svegliamo in un mondo piccolissimo rispetto a quello che ci stava 10 anni fa, perché abbiamo la vista est bloccata dal conflitto russo-ucraino, gli sbocchi a sud bloccati dalla tragedia palestinese, che rischia in qualsiasi momento di allargarsi, perché attenzione, quello sta là, ma è tutto in divenire. Quindi adesso il nostro mondo di italiani, europei e occidentali guarda soltanto a ovest, verso gli Stati Uniti. Questa è l'unica cosa che oggi siamo autorizzati, siamo autorizzati a fare. E rispetto al diritto internazionale palestinese, io sono anni, cioè da quando sono stata, da quando mi sono occupata di Palestina per la prima volta, che dico, questo è il vulcano, la Palestina è il vulcano della storia, cioè è un luogo talmente così denso di contraddizioni che prima o poi esploderà e ci farà male a tutti quanti. Ed effettivamente è così che è successo. E com'è possibile che di fronte a questa tragedia evidente, in cui diciamo, gli organismi tendenzialmente terzi hanno detto a Israele: guarda, che stai commettendo dei crimini contro l'umanità, perché è genocidio, perché è trasferimento forzato di popolazione, perché stai colpendo ospedali, scuole, eccetera, eccetera. Perché Israele può continuare a permettersi di fottersene, in buona sostanza? E questi sono gli strascichi di quello che andiamo combattendo col multipolarismo, cioè noi lo chiamiamo il doppio standard, ma in realtà si chiama rules based order, che è l'idea del diritto internazionale che hanno gli Stati Uniti e che applicano a se stessi e ai loro più stretti alleati, come Israele. Per esempio, quando abbiamo venduto, mentre vendiamo armi all'Ucraina, gliele vendiamo sempre con la specificazione: però non le devi usare per commettere crimini di guerra, non le devi usare per bombardare i civili, non le devi usare per colpire il nemico in territorio russo. Con le armi che invece gli Stati Uniti stanno vendendo ad Israele, questa cosa manca, tant'è che sia Blinken nell'ultimo viaggio che Biden, in un discorso di un paio di settimane fa, ci ha tenuto a specificare, dice: We are not drawing any red line to Israel, non stiamo disegnando alcuna linea rossa ad Israele. Israele, con le armi che se ne può fare quello che vuole. È vero che da 2 settimane a oggi le cose sono un po' cambiate, tant'è che ieri c'è stata la votazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per una pace umanitaria riuscita ad essere adottata grazie all'astensione degli Stati Uniti, che in genere bloccano tutte le risoluzioni contro Israele, esercitando il proprio diritto di veto. Questo è un segnale molto importante ed è un segnale che ci dice che è vero che il sistema internazionale legale, se uno lo vuole far funzionare, funziona. E questo è anche per questo io dico: non è che c'è bisogno di disegnare nessun nuovo ordine, ma bisogna ritornare al vecchio, cancellare
questi 30 anni di rules-based order a guida statunitense e l'interpretazione liberale delle relazioni internazionali che esprimono gli Stati Uniti d'America e i loro vassalli, e impegnarsi per far vivere il sistema legale internazionale, che è quello che dichiarano di voler fare i paesi in via di sviluppo, compresa la Cina, e anche questi fora che vengono più limitati, che vengono a crearsi come BRICS. Ad esempio, giusto per, così, per far vedere le differenze, ad agosto ci sono state le riunioni del G7, del BRICS e della NATO. La NATO e il G7 facevano riferimento al rules-based order, che era a rischio poi perché le dittature vogliono mettere a repentaglio il nostro stile di vita e bla bla bla, mentre solo i BRICS, nel loro comunicato finale, facevano riferimento al ripristino e alla rivitalizzazione dell'International Legal Order. Queste sono cose molto importanti perché danno esattamente disegnano bene il perimetro della guerra che si sta combattendo. La guerra che si sta combattendo, diceva bene Giovanni prima, è la guerra contro il capitale che sta riorganizzando se stesso per far fronte alle sfide della. E anche rispetto a questa cosa, anche la Costituzione della Terra a me non è che mi piace tanto, perché secondo me l'unico antagonista effettivo del potere del capitale è lo Stato. Senza Stato, chi è che si occupa della ridistribuzione? Chi è che si occupa di fare leggi fiscali che bloccano le compagnie, le leggi sul lavoro, sul salario minimo, eccetera, eccetera? Cioè, secondo me, questa attenzione a dire ah, lo Stato è finito, basta, non serve più, è una vestigia del passato, è semplicemente strumentale alla nostra sconfitta, perché forse tra 100 anni, tra 150 anni, tra 200 anni magari sì, però adesso chi fa le leggi sono gli stati, chi decide le cose continuano a essere gli stati. E questo libro è vero che fa riferimento all'ipotesi della Costituente della Terra, di come una delle opzioni possibili di sviluppo della cosa. Non è l'unica, un'altra sarebbe riorganizzare gli stati su base di parità, rispettando in un cerchio dato dallo Statuto delle Nazioni Unite, fondamentalmente, perché quello, diciamo, potrebbe essere l'atto più assiologico delle relazioni internazionali per adesso, cioè, ripartire dalla coesistenza di stati diversi attraverso un approccio realista alle relazioni internazionali, così da favorire l'emersione di un sistema effettivamente legale, internazionale. E qui per chiudere questa risposta alla domanda se esiste il diritto internazionale. Il diritto internazionale esiste, ma non è una cosa che così schiocchi le dita e ecco qua, non è la magia. Siamo noi che dobbiamo impegnarci per portarlo ad esistenza, come siamo noi che ogni giorno dobbiamo far vivere la Costituzione e prepariamoci alle grandi battaglie che verranno per questo ennesimo attacco che si prepara del governo Meloni. Quanto ho parlato fino a mo'? C'ho ancora tempo oppure vogliamo? C'ho ancora 2.000, mamma mia, sono troppo brava. E comunque questo, quindi tutte queste cose sono contenute nel libro di Marcelli, tutte queste questioni di cui noi stiamo parlando sono ben inquadrate e ci fanno capire perché questo è uno strumento fondamentale per i militanti. Anzi, vi suggeriamo di scrivere a Transform se volete avere una copia PDF del libro da usare come strumento di lavoro. E qua mi chiudo e do la parola a se qualcuno della platea vuole intervenire. No, ridò la parola No, al moderatore. sì, no, io appunto, allora,
Avrete capito certamente anche dall'esposizione di Michela di Carricale che questo è un libro importante, di un'attualità straordinaria, forse il primo libro della nuova fase. Poi possiamo avere un'articolazione di posizioni, io sono soltanto un moderatore. Io penso che il mondo multipolare sia ancora una tendenza nelle sue contraddizioni. Penso, per dire soltanto i punti su cui, come dire, ho delle domande a me stesso, perché poi siamo in una fase di ricerca. Il diritto è certamente un rapporto, oggi è un rapporto fra stati, ma è un rapporto fra stati senza sanzione e dentro, e quindi dentro una, quella ineffettività di cui parlavamo. Io credo che anche quello che tu poni, cioè dentro la cornice di un diritto internazionale nato dopo la Seconda Guerra Mondiale, possiamo ricostruire un rapporto, come dire, pacifico e nello stesso tempo progressivo, democrazia progressiva nel dopoguerra fra stati. Mi sembra anche questo molto molto utopista. Allora, se per questo io ti posso rilanciare, io credo, ecco, per esempio, parliamo del Medio Oriente, l'utopia del confederalismo democratico, che dice superiamo appunto... superiamo dentro l'autonomia di popoli che si confederano lo scontro fra stati. Potrebbe essere anche questo, insomma, un'altra utopia, cioè, visto che stiamo ricostruendo, io credo che questo sia il punto, il diritto internazionale. Io credo, l'ultima osservazione che faccio, perché occorrerebbero tante parole per spiegarla, io credo che la situazione aveva funzionato, pur con le sue aporie, le sue grandissime ingiustizie, finché vi è stata una convivenza conflittuale fra stati, perché non c'era soltanto un mondo, c'era il mondo americano, cioè il secolo americano, come l'ha chiamato Enrique, lo citava in introduzione, ma c'era una convivenza fra stati, che comunque c'era, si era caduto il muro, ma anche dopo, in qualche modo, c'era la Russia con il suo sistema, la Cina, l'Unione Europea. Io credo che il punto nodale, la caduta, il crack, è avvenuto lì dove sono saltati gli equilibri per il fallimento della globalizzazione liberista. Con il fallimento della globalizzazione liberista, che è il fondamento della crisi degli USA, per esempio, si spostano gli equilibri a livello mondiale. Che cosa accade? Accade che gli Stati Uniti, per recuperare un'egemonia, anzi un egemonismo, che avevano perso sul piano economico, devono ricostruire l'egemonismo sulla potenza militare, che significa che in qualche modo deve ripartire la guerra fredda. Una fase di guerra fredda può sboccare anche in guerra. Tu citavi giustamente Blinken, ma il progetto pazzesco, tra l'altro perché è il progetto base per le elezioni statunitensi, l'intervento di Biden, su siamo pronti e possibili. Per la prima volta gli Stati Uniti dicono siamo pronti e possibili per guerre in tutto l'arco del mondo, in più parti contemporaneamente. Questo è l'inizio virtuale della guerra mondiale, dove non ne abbiamo parlato questa sera, ma dovremmo parlare fra le istituzioni internazionali sussaltate dell'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha un suo diritto di fondo, no? Il suo diritto, che vecchia discussione fra noi costituzionalisti, le istituzioni nazionali, le costituzioni nazionali possono essere in qualche modo superate e messe tra parentesi dalle disposizioni, dalle direttive europee? Grande questione. La Germania, che conta un po' più di noi, ha avuto una grandissima discussione. Ecco, voglio dire, mentre comunque il sistema precedente, 30 anni fa, si basava, tu l'hai citato poco fa, per esempio sul diritto divino, cioè comunque vi era un Consiglio di sicurezza, no, delle Nazioni Unite, a cui interno si creava un equilibrio. Quando non si creava l'equilibrio c'era il diritto di veto e quindi non passava la disposizione. Oggi invece appunto siamo in una fase che nello stesso tempo di guerra, di iperatlantismo, quindi pessima, ma con questa speranza, così volevo chiudere per la domanda anche a Fabio, con una speranza di una tendenza appunto che è quella multipolare, perché non c'è dubbio, nel momento in cui Lula mette in discussione con la dedollarizzazione, mette in discussione addirittura Bretton Woods e il mercato mondiale. Nel momento in cui
abbiamo insieme appunto, come dire, un assemblaggio di paesi pure fra loro molto diversi, anche di statualità molto diverse, da Lula a Cuba, appunto alla Palestina, allo Stato Presidente, palestinese. Presidente, mi vorrei scrivere. A Lula, per questo tempo all'Arabia Saudita, cioè quindi ai regimi autocratici. Come? Come? La Turchia si sta iscrivendo fortemente a questo, l'Iran. Beh, voglio dire, è chiaro che questa è una grande novità su cui devi ricostruire i rapporti di diritto. Quindi io non so, probabilmente siamo d'accordo. Tu hai l'utopia del rapporto fra stati che possono, dentro la cornice del diritto, in qualche modo, in quanto hanno alla propria base il fondamento della statualità, diritti del lavoro, diritti... La possibilità di intervenire. Lo capisco benissimo, se intervenire, però... Ecco, se gli stati vanno veramente verso una guerra globale, forse ecco, l'utopia della comunità dei popoli, del confederalismo democratico, potrebbe aiutarci. Ora, se non ci sono altre domande... Io vorrei parlare, Giovanni. C'è Franco Russo e poi diamo dopo la parola... Dopo per le repliche. Dopo aver sentito Franco, facciamo fare una replica a Michela. Io ho già fatto la mia e poi diamo la parola no, ma non Fabio c'è... Marcello. Presidente, aspetta, Franco, aspetta. Sentiamo Franco? No, volevo sapere che non c'è spazio anche per altri interventi, come sono le 6 oltre al mio, perché non ci sono altri iscritti. No, di... sì, no. No, vai Franco, poi c'è Fabio. Questo ce lo deve dire Roberto Morea. Oltre Franco Russo e Fabio Marcelli. Roberto, c'è spazio per altri interventi? Beh, se siamo nei 5 minuti va bene. Siamo nei 5 minuti, sì. Grazie. 5 minuti, va bene. No, io vorrei partire da una considerazione abbastanza acuta, ma conoscendo Michela della sua intelligenza non mi stupisce. Cioè sul discorso della performatività del diritto. Ora, diciamo che non l'obiezione, la considerazione critica che fa Michela è molto interessante, perché dice la performatività significa che quando uno dice qualcosa, quella cosa diventa realtà. E quando il presidente della Camera dice aperta la seduta è effettivamente aperta. Nel diritto questo non succede, dice Michela. Nel senso che fra l'enunciazione e l'attuazione ci può essere un varco. Ecco, questa è una considerazione giusta, Michele, però io vorrei anche ricordarti che in verità il diritto, come denunciati anche degli economisti o di chi parla di economia, realizzano anche il proprio contesto e quindi sono anche performativi. Intendo dire questo. Per uscire fuori adesso da, diciamo così, dai filosofemi. È vero che un atto performativo ha bisogno di un contesto istituzionale in cui si realizza e quindi chi ha il dominio dell'istituzione realizza l'enunciato di cui si fa portatore. Però è anche vero, Michela, che il diritto, l'enunciato del diritto in sé crea un contesto. Faccio proprio l'esempio del diritto internazionale. Quando si dice che nel nostro articolo 11, anche nella Carta delle Nazioni Unite, la guerra è abolita, va il ripudio della guerra, questo crea un contesto in cui questo diritto, che prima non esisteva, a un certo punto realizza, attua, crea un contesto in cui si può rivendicare il diritto al ripudio della guerra. Non so se riesco a spiegare. Quindi... non è solo un enunciato, cioè dice sta lì scritto sulla Costituzione o sulla Carta delle Nazioni Unite, no, quello crea un contesto in cui è rivendicabile, azionabile quel diritto. Quindi, diciamo così, non è vero che il ripudio della guerra si attua, però attui un contesto istituzionale, cioè una realtà istituzionale entro cui puoi azionare quel diritto. Ora, detto questo, per dire che, secondo me, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è creata una frattura storica, fattuale, con il vecchio mondo del diritto anche istituzionale, in cui la guerra non ha più spazio, cioè la guerra non ha più diritto di esistere. Tant'è vero che la Carta delle Nazioni Unite prevede, adesso cito a mente, spero di non fare una figuraccia con voi che siete giuristi di professione,
al settimo capitolo prevede il fatto del monopolio della forza in mano al Consiglio di sicurezza, che dovrebbe dotarsi di un esercito, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, Michela, a me pare che insieme, diciamo così, al ripudio della guerra c'è anche l'indicazione non attuata, e qui ovviamente occorrerebbe fare una battaglia, una lotta, perché venisse attuato il monopolio della forza a livello internazionale. Siccome ho già ho preso 3 minuti, entro invece nel merito, diciamo così, del libro di Fabio Marcelli, dicendo questo, che a mio avviso la rottura con la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'istituzione dell'ONU, c'è una rottura con la storia dell'umanità precedente, anche se ha dei precedenti alla Società delle Nazioni, nel senso appunto che c'è i mai più vengono codificati, e questo secondo me è un atto performativo molto significativo, e di questo Marcelli secondo me dà una buona esposizione. E in più, secondo me, rispetto diciamo alla posizione di Michela, molto interessante perché è molto realistica, cioè del multiplo realismo, secondo me Fabio Marcelli difende una prospettiva del superamento delle sovranità nazionali, perché questo è un punto su cui noi dobbiamo decidere se siamo. Michela ha un'altra opzione, cioè dice senza lo Stato non c'è la possibilità. Michela e io abbiamo portato il dibattito. Io penso invece che il superamento delle sovranità nazionali, iscritto nella Carta delle Nazioni Unite, che si accompagna certo al diritto d'autodeterminazione dei popoli, quindi al fatto, però viviamo anche nel 45 quando c'era ancora il colonialismo, quindi secondo me il principio d'autodeterminazione dei popoli si accompagna a un contesto storico, e dice Giovanni Russo Spena, richiamando il confederalismo della Rojava, cioè è possibile costruire l'autodeterminazione dei popoli non l'un contro l'altro armato, ma l'un con l'altro collaborando. Quindi io penso che ovviamente non sono fatti utopici, sono secondo me strumenti che la storia dell'umanità ha sperimentato, e anche adesso che ci sono le tragedie, l'attacco indiscriminato, una cosa orrenda che sta facendo Israele contro il popolo palestinese, pure noi dovremmo sperare e batterci, alcuni nuclei nel passato ci sono stati, che il popolo palestinese, il popolo israeliano viva insieme nella stessa terra. Certo, bisogna superare, come dice, mi ha insegnato Michela, superare lo Stato ebraico, perché non si può avere uno Stato etno-religioso nel 2023, su questo siamo assolutamente d'accordo. Però in questo momento così buio e drammatico per il popolo, soprattutto palestinese, attaccato da una superpotenza militare, mi pare che sia da mettere in cantiere. Le ultime due cose, purtroppo i 5 minuti sono pochi, ma insomma bisogna rispettarli. Volevo dire questo. La prima è l'iniziativa che ha annunciato Fabio Marcelli di ricorso al Tribunale Internazionale per i crimini contro l'umanità e contro la guerra. Anche questo, Michela, ci insegna che è vero che il Tribunale non è in grado di fermare Israele, però è anche vero che appellarsi a uno strumento di pace affinché chi sta commettendo questi atti atroci vada sotto processo, secondo me è una conquista che l'umanità, adesso uso una parola forte, l'umanità ha fatto nella sua storia. L'ultima considerazione che volevo fare è questa. Secondo me Fabio Marcelli, sarebbe da riprendere, dico, come ogni discussione in libri importanti come questi di Fabio, fa alcune affermazioni molto importanti, che sono la prima, pagina 17, quando dice c'è una simbiosi tra imprese multinazionali e potere politico militare degli stati imperialisti. Questo secondo me descrive molto bene quello che sta succedendo nel mondo. Ho un unico, diciamo, elemento critico verso Fabio quando dice che la Cina, forse è vero che c'è la fusione stato impresa, però si sottrae. Invece a me pare, Fabio, che questa tendenza che tu individui alla fusione del potere economico e del potere
del potere politico militare sia molto importante e caratterizzi sia l'Occidente che il cosiddetto Est. Cioè, secondo me, fra Cina e Stati Uniti, uno c'ha una dittatura elettiva ogni 5 anni, l'altro ce l'hanno permanente. Però ormai, diciamo così, le caratteristiche autoritarie e militaristiche degli stati non sfugge né a Occidente né a Oriente. E quindi c'è una lotta fra grandi aree economico-politiche, e noi come osservatorio dell'Unione Europea abbiamo sempre privilegiato in questo momento l'esaltazione della geoeconomia, cioè a dire che poi la competizione economica è alla base poi dello scontro fra le grandi aree. Certo, poi c'è dentro di mezzo la storia, cioè come l'Israele e la Palestina, però la tendenza, cioè diciamo i nuclei che comandano sono queste. Quindi sono le nuove oligarchie, come chiama Fabio a pagina 147, individua nella globalizzazione, nella simmetria tra gli stati, la causa delle guerre. Io su questo sono assolutamente d'accordo con quello che dice Fabio. L'ultima considerazione, anche questa è veramente a vol d'uccello, però ve la cito, perché noi come osservatorio dell'Unione Europea, e in questo sono d'accordo con quanto sempre ha sostenuto Roberto Musacchio, l'Unione Europea è vero che sta sotto attacco degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda la difesa, ma è anche vero che l'Unione Europea aspira a diventare la terza gamba su cui si regge il multipolarismo, come lo chiamava Michela, del mondo. Tant'è vero che nelle discussioni che è stata fatta ieri e oggi sui tavoli informali del Consiglio europeo in Slovenia, si afferma appunto questa tendenza di fondo che l'Unione Europea vuole acquisire una sua dimensione geopolitica e geoeconomica per contare come la terza gamba appunto su cui si dovrebbe reggere l'equilibrio nel mondo. Quindi questo scontro fra i Großräumen, per usare la parola di Schmitt, secondo me lo stiamo verificando proprio in questa fase storica. Mi scuso moltissimo perché ho preso non 5 ma probabilmente 10 minuti. Vi ringrazio per l'attenzione. Ah no, va benissimo, benissimo, molto interessante. Vi sono altri interventi? Vediamo qui nella platea se qualcuno. No, nessuno? No, a questo vediamo punto. Vediamo se vi sono altri interventi. Ah, Marina, hai altri interventi da lì, da remoto? No, e allora diamo la parola a Fabio Marcelli. Sì, va bene. Va bene, dai Fabio. Sì, anche tu. 5 minuti. Ti sono permessi. Vieni, ti lascio il mio posto. Ma no, il moderatore dice anche 2 ore a Fabio Marcelli. No, i libri si scrivono anche, mi date per la 2 ore. Appunto. Allora, fai tu. Allora, no, io ringrazio Giovanni, Marco, che ha evocato giustamente la militanza comune che risale ormai a tempi preistorici, che abbiamo avuto sia con Giovanni che con Marco, che con altre persone, mi viene più di recente, ma insomma anche i colleghi. No, per dire che in realtà questo libro è un po' l'espressione di uno sforzo che ho fatto durante tutti questi anni, parliamo di quasi 40 anni di professione come giurista, ricercatore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del PNR e direttore di questo istituto negli ultimi 3 anni, poi da fine marzo sto felicemente in pensione, anche ovviamente nemmeno faccio le stesse cose di prima, non è cambiato nulla, e cioè coniugare la militanza politica e l'impegno scientifico. Questo per me è sempre stato un modello. Mi ricordo che quando ero adolescente lessi qualcosa a riguardo, scritto mi pare da Lenin, è rimasto per il mio modello, se riuscito o meno, non lo so, insomma, forse è troppo presto per tirare un bilancio definitivo. E questo discorso della coniugazione fra impegno scientifico e militanza politica, secondo me, è particolarmente rilevante per il diritto internazionale, un po' per tutti i rami del diritto, perché anche per carità c'è anche gli scontri più immediati, anche soddisfazioni, invece noi internazionalisti siamo un po' frustrati, diciamo così, alcuni si riescono di testa, altri... Comunque, diciamo che per noi è più difficile trovare un riscontro, però d'altro canto è più facile trovare un legame fra riflessione scientifica
e azione politica. E parto qui dalla domanda che è stata rivolgata sia da Giovanni che da Michela: esiste il diritto internazionale? Ecco, sul valore performativo o meno del diritto, rinvio alle pagine molto belle di Luigi Ferraglioni nella sua introduzione alla sua opera, diciamo, importante, che ogni tanto mi rileggo la mattina quando mi sveglio alcune pagine, proprio sul valore del diritto come modello da imporre, non come realtà effettiva. Questo è uno dei temi anche del libro, no? Perché c'è una polemica all'interno del sistema internazionale per quelli che si appiattiscono tutto quello che è reale, razionale, tutto quello che è reale, in questo caso è giuridico, una sorta di egoismo giuridico, secondo me, un po' deteriore, invece chi si sforza di dire delle cose, a volte anche a modificare questa realtà. E quindi questo come discorso, diciamo, di, possiamo dire di questa situazione, l'internazionale esiste come programma politico, non è un discorso riduttivo questo fatto da un vecchio, diciamo, militante, meno insomma, ma secondo me è un discorso invece molto importante, un programma politico che assume un valore molto forte proprio in momenti di crisi come questi. Quando ho scritto il libro non era ancora scoppiata la strage, chiamiamola strage, chiamiamolo genocidio, non mi pare che sia una guerra nel senso classico del termine, a Gaza e in Palestina. Avevo più di fronte il discorso dell'Ucraina, anche se ci sono alcune cose che vengono dette, però questa situazione che si è determinata a partire dal 7 ottobre, ma che come sappiamo radici molto più antiche, ha appunto, come si dice, mi piace dire a Giovanni, squadernato una crisi profonda, non solo del diritto, ma di tutta quanta la comunità internazionale. E quindi io però tendo un po' ad avversare una tendenza un po' catastrofica, malinconica, un pessimismo cosmico che qua là alberga anche nella sinistra, che come noto c'ha questo pessimismo di fondo, ci sono anche dei motivi ovviamente, ma secondo me va avversata questa tendenza e vanno individuate anche delle tendenze positive nell'attuale situazione, per quanto sconfortanti siano appunto alcune scene, alcuni crimini a cui assistiamo impotenti che si commettono in Palestina ma anche altrove oggi nel mondo. Allora, il primo di questi elementi di controtendenza veniva bene spiegato da Michela, e la fine del dominio unipolare degli Stati Uniti. C'è tutta la seconda parte del mio libro che è dedicata alla storia, si parte dagli Hittiti e si arriva ai giorni nostri, e l'ultima fase appunto vede la fine dell'unipolarismo. La fine dell'unipolarismo che è sotto gli occhi di tutti. È vero che non sarà immediato, abbiamo ancora di fronte molti difficili anni se non decenni, però è vero che lo sgretolamento del dominio statunitense sul mondo è cominciato già da un po' di tempo, è cominciato appunto con una serie di fenomeni che si sono registrati in varie parti del mondo, penso all'America Latina, al rilancio delle lotte in America Latina a partire dall'elezione di Chavez nel 1998 in Venezuela, altri fenomeni appunto in America Latina, Lula che prima è stato eletto, poi è stato spodestato con la manovra dell'OFA, poi è stato riconfermato, eccetera, ma anche in altre parti del mondo l'ascesa della Cina è un elemento anche questo molto importante di crisi dell'unipolarismo statunitense. Poi la Cina dirò qualcosa anche per rispondere alle osservazioni che faceva Franco. Quindi c'è questa crisi del bipolarismo e c'è l'emergere di un mondo multipolare. È ovvio che il mondo multipolare non è di per sé una risposta a tutte le nostre esigenze, a tutti i nostri problemi, però a mio avviso, e qui forse peccherò di ottimismo dell'intelligenza, ottimismo dell'idiozia, questo si vedrà per un po' di tempo, ci offre un quadro più favorevole per tutte le iniziative che si possono portare avanti questa multipolarità. Eppure è vero che però il livello non può essere solo quello.
E allora per tornare al diritto internazionale, il diritto internazionale è un diritto tra stati, o anzi interpotestato, tra potenze, per riprendere appunto alcuni classici. Però è pure vero che c'è un secondo livello, che è quello dell'umanità, che in qualche modo emerge. L'umanità è fatta di tanti segmenti, diciamo, collocati nei vari stati e che a volte si coniugano fra di loro. Dobbiamo tenere presente questo duplice livello, questo tentativo anche di superare la contrapposizione che in qualche modo emergeva tra Giovanni e Michele. Cioè c'è il multipolarismo. Una provocazione reciproca, cioè nel senso che ognuno di noi radicalizzava un punto di vista, ma io sono d'accordo con te. Cioè... Vabbè, io faccio il conciliatore, faccio la sintesi. Ah, no, ma la sintesi. Io volevo mostrare le due posizioni. Delle due posizioni, nel senso che c'è un livello molto importante, questo livello non è sufficiente. C'è un livello... Ti fa un esempio molto concreto. La Turchia è un esempio molto evidente di come si stia sviluppando questi multipolarismi, perché il protagonismo che ha saputo riconquistare Erdogan con la sua politica spregiudicata è un elemento di novità importante in questo quadro. Al tempo stesso noi contiamo anche un reduce da una missione di una settimana in Turchia, nella quale ho visitato alcuni carceri speciali, in uno dei quali ho rischiato di restare perché mi ero dimenticato un caricatore del telefonino in tasca. È stato prontamente rilevato dai guardiani del carcere, non subito deferito al procuratore della Repubblica. Dobbiamo continuare le lotte in Turchia, popolo curdo, ma anche i turchi, insomma, gli avvocati che noi appoggiamo, che io conosco ormai da molti anni, uno dei quali ho potuto visitare in carcere una settimana fa, a Edirne, sono avvocati turchi, sono avvocati comunisti turchi, avvocati di sinistra condannati in media a 15-20 anni di prigione l'uno, nonostante anche grande, diciamo così, forza morale, forza di spirito. Mi fido molto di incontrare questo compagno che conosco da vari anni, insomma, nonostante stia là e abbia la prospettiva di restarci ancora per vari anni, ha grossa capacità. Quindi, prendendo il discorso che facevo, c'è un duplice livello, c'è il livello internazionale tra stati e c'è il livello all'interno degli stati, diciamo così, dell'umanità da una parte e degli stati dall'altra, perché è vero quello che diceva Michela, gli stati sono uno strumento irrinunciabile per portare avanti le politiche di trasformazione, di contenimento dell'azione del capitale, di affermazione dei diritti, però c'è stato, ci sono stati più o meno democratici e lo sforzo democratizzare gli stati nella prospettiva poi del superamento dello Stato, che poi è un tema insomma classico anche nella riflessione marxista eccetera, non è che un patto che si può porre domani, il problema di affrontare appunto in prospettiva storica di lungo se non lunghissimo periodo. Ecco, una battuta, io dicevo alla presentazione che abbiamo fatto all'Università di Roma con Peraioli, Azzariti, Cannizzaro, chi? Giannelli e insomma volevo dimenticare che sono stati tutti molto bravi, anche se hanno annunciato appunto punti di vista diversi. C'è una sintesi da fare, se è vero che il diritto internazionale, diritto in genere, il diritto internazionale in particolare ha dei legami anche con ambiti di riflessione politica e filosofica più ampi, in quella sede ho evocato quattro possibili stimoli ideologici per il rinnovamento del diritto internazionale. In ordine, non, nessun ordine di importanza, ovviamente né crescente né decrescente, l'ordine sarà casuale. Comincio dalla dottrina del futuro quanto visto dell'umanità, anche per rispondere a Franco. Secondo me è sbagliato porre sullo stesso piano il dominio imperiale degli Stati Uniti e la potenza emergente della Cina, sia per le modalità interne di questo dominio. Sulla Cina si raccontano tante cose che non sempre sono vere, si continua a parlare del genocidio degli uiguri e balle di questo genere, ma in Cina a mio avviso ci sono una serie di elementi fortemente positivi, a cominciare
dall'uscita dalla povertà di varie centinaia di milioni di persone che hanno fatto, o l'impegno sul terreno ecologico, il fatto che la Cina oggi è il primo produttore di energie alternative, infatti la von der Leyen, può dire qualcosa anche sull'Europa, vuole porre delle barriere doganali per evitare che le automobili cinesi arrivino in Italia. È imperialismo pure questo? Non lo so, secondo me dobbiamo approfondire molto la nozione di imperialismo, evitare appunto di confondere le patate con le albicocche, insomma, la miele con le pere, e mettere tutto quanto. Quindi il primo riferimento teorico mio personale è la dottrina del futuro condiviso dell'umanità, che fu annunciata da Xi Jinping al 19° congresso del Partito Comunista cinese, che si tiene nel 2019, perché lì c'è un riferimento al diritto internazionale preciso e si parla di un futuro condiviso dell'umanità. Quindi è un tema, non dico altro perché se no vado troppo per lunga, comunque è un tema sicuramente da tenere presente e da approfondire. Questo lo dico anche sulla base di un dialogo che ormai da vari anni è portato avanti con i giuristi cinesi. Adesso anche la settimana prossima andrò in Cina per la conferenza che si svolge annualmente nei pressi di Pechino, una bellissima località termale che è stata interrotta a causa Covid e che riprenderà appunto quest'anno. Il secondo riferimento è al socialismo del XXI secolo, quindi all'America Latina, alle elaborazioni di Chavez e di altri leader latinoamericani, che a mio avviso hanno avuto il grande merito di recuperare alla politica settori che storicamente erano sempre stati emarginati dalla politica degli Stati americani, quindi gli indigeni, gli afrodiscendenti, ma anche i contadini, i lavoratori, le donne, eccetera. Anche lì è un processo in fieri, ma secondo me, se andiamo a leggere la Costituzione del Venezuela del 1999 e andiamo a vedere la traiettoria storica di quel paese oppure di altri, possiamo cogliere una serie di elementi molto stimolanti e molto importanti anche per la rifondazione del diritto internazionale di cui parlava Giovanni. Terzo elemento, apparentemente in contraddizione con i primi due, ma dobbiamo appunto cercare di trovare anche delle possibili convergenze di fondo e sviluppare una dialettica per questi vari piani concettuali e dottrinali, che è la dottrina del continuismo democratico iniziata da Abdullah Öcalan, che io continuo a ritenere una soluzione importante, in particolare per l'area medio orientale, ma non solo per l'area medio orientale. C'è questa coesistenza fra le etnie, fra le religioni, questa attenzione molto forte al tema della differenza, delle disparità di genere, che in quell'area ha una sua particolare pregnanza, ovviamente è valida anche da noi tanto da parte, attenzione al dato ambientale, eccetera. Sono tutti questi elementi importanti. Quarto elemento, e qui entro in conflitto con Michela, sono queste enunciazioni di carattere, diciamo così, utopistico, come quelle presenti nel progetto di Costituzione per la Terra fatto da Luigi Graioli, Marino da Valle, Domenico Gallo ed altri, che per io cito quella appunto perché sono convinto che siano cose importanti da tirare fuori e seppure utopistiche, diciamo, il diritto internazionale si è sempre nutrito anche di questi apporti di carattere utopistico, a partire da quello che anche altri in precedenza. Il primo esempio, diciamo così, più noto è quello di Immanuel Kant e il suo disegno sulla pace perpetua, che pone una serie di elementi, ad esempio il legame tra la democrazia interna di uno Stato e la sua tendenza o meno a fare la guerra all'esterno. E così dico Kant, c'è questa linea continua che va da Kant fino a Ferraglioli e gli altri che ho citato, e quindi anche questo è un serbatoio importante di proposte e di riflessioni. Ci ho detto, non campiamo solo in teoria, dobbiamo fare anche la pratica. Allora io ho fatto ben 12 minuti di tarda a questa riunione, cercandomi anche una rampugna da parte di Michela, perché
sono stato tutta la mattina, dopo alcune ore, a rivedere la traduzione italiana della denuncia della Corte Penale Internazionale. Ce ne sono varie in corso, però secondo me questa è una delle più importanti. Infatti abbiamo aderito con il Centro di Ricerca dell'Operazione della Democrazia e come singoli anche avvocati che fanno capo a questo centro. Una proposta elaborata da un avvocato francese che si chiama Gilles Devera, un avvocato di Lione che già da tempo conoscevo e seguivo, che ha importanti iniziative pratiche molto importanti, molto positive su vari temi, anche alla Corte Europea. E questa denuncia è stata firmata da oltre 500, ma il numero sta crescendo di ora in ora, di avvocati di vari paesi. Noi abbiamo messo anche quattro italiani, un altro che non conosco, c'era già, c'era anche già un italiano di Bergamo, se non ci siamo aggiunti in altri quattro, ma soprattutto questi avvocati sono ovviamente francesi, ma sono avvocati di vari paesi arabi, dal Marocco, l'Algeria, la Tunisia e altri, anche piccoli paesi del Golfo come l'Oman, il Kuwait, la Giordania. Soprattutto sono avvocati palestinesi che formano la prima, diciamo così, lista di avvocati firmatari, avvocati turchi molti anche, avvocati africani di vari paesi africani, e quindi c'è questo, diciamo così, questa alleanza internazionale di avvocati per mettere sotto accusa Israele e Netanyahu di contro la Corte Penale Internazionale. Rispetto alla prima versione che avevo ricevuto qualche giorno fa, la seconda versione che ho ricevuto ieri sera, avevo già fatto la revisione della traduzione, c'è un paragrafo finale molto importante che è la richiesta del riferimento urgente, dell'arresto urgente di Netanyahu da parte della Corte Penale Internazionale. Non so se ci si riuscirà, si può essere scettici, però io sono convinto che prima o poi Netanyahu in carcere finisce, o in Israele o nella Corte Penale Internazionale, nel carcere dell'Aia, come fu il povero Milosevic, povero, pure lui ha avuto le sue colpe, ma insomma, diciamo che è stato vittima di chiara macchinazione imperialista, è finito come è finito, e dobbiamo appunto sforzarci di operare per far sì che questo massacro indegno finisca, perché sta continuando ogni giorno. Di segno evidente israeliano, si parla del genocidio, secondo me ha ragione che se ne dica da Travaglio, sia un grande giurista, ma anche a giuristi amici hanno delle perplessità sulla configurabilità del genocidio in quella situazione. Invece, a mio avviso, l'articolo 2 della Convenzione 1948 sul genocidio è molto chiaro, cioè dice che se tu colpisci in tutto o in parte il popolo in quanto tale, commetti un atto di genocidio. Non è che devi ammazzare tutti fino all'ultimo, compresi quelli che stanno, non so, Canada, però basta che prendi un 10.000 persone, saremmo arrivati a 12.000, non so quanti, di cui quasi la metà bambini, insomma, sono pure l'intenzione. E poi c'è l'intenzione, vediamo le dichiarazioni che hanno fatto, diciamo, dalla massima autorità istituzionale dello Stato di Israele, il presidente Herzog, ha detto chiaramente che c'è responsabilità della popolazione di Gaza quanto tale. E quando dice la popolazione di Gaza in quanto tale, si riferisce a tutti, compresi i bambini, compresi gli ultra ultraquagenari dell'età di Giovanni, eccetera. Quindi c'è proprio un attacco al popolo, ancora no, diciamo semi-ottagenario. C'è un attacco al popolo in quanto tale, che configura uno degli elementi della fattispecie di genocidio. C'è un elemento intenzionale, c'è un elemento di fatto. Ecco perché questa denuncia è data da Gilles Devere, che abbiamo firmato insieme, appunto, come dicevo, 500 e più avvocati di tutto il mondo, c'ha secondo me una sua precisa precisione, una sua, diciamo, correttezza anche dal punto di vista giuridico, per quanto si voglia adottare una nozione distretta di questa nazione
di genocidio. Poi, le prospettive, sono d'accordo con Franco, la prospettiva deve essere quella della convivenza, che ci sia una convivenza, ovvero gli stati si devono rimodellare. Uno scritto di molti anni fa a proposito di razzismo, eccetera, mi è capitato di prendere in considerazione la Costituzione israeliana, notando un'enorme contraddizione tra l'articolo che afferma in teoria l'uguaglianza di tutti i cittadini israeliani e quello invece che fa riferimento a Israele che è stato ebraico. E diciamo che questo secondo elemento, io parlo di una cosa che insomma risale almeno a 20 anni fa, nel frattempo è cresciuto a dismisura questo secondo elemento della ebraicità dello Stato. Diciamo che fortunatamente in tutto il mondo sono sempre di più gli ebrei che rinnegano con Israele che opera una forte critica delle politiche dello Stato di Israele. Ma è evidente che questo elemento della ebraicità di per sé è in contraddizione discorso di carattere giuridico, così come non mi starebbe bene ovviamente un ipotetico Stato palestinese ispirato al principio. No? Però da questo punto di vista forse Hamas paradossalmente è più liberale di Netanyahu, no? Vedere lo statuto di Hamas c'è un riferimento alla convivenza, eccetera. Vabbè, se demograficamente la maggioranza. Poi la maggioranza. Ma è una storia di uguaglianza, però, quindi la direzione è chiaramente quella che diceva prima, cioè la convivenza fra arabi e chiamiamoli ebrei, israeliani in quell'area geografica. Da questo punto di vista, probabilmente la dottrina del culturismo democratico è già a costruire anche degli strumenti teorici e degli esempi. Importante, ovviamente questa è la prospettiva. Al momento siamo di fronte a un'offensiva che continua, un massacro che continua, una resistenza che continua, perché un altro elemento che va sempre riaffermato è la legittimità della lotta anche armata contro il colonialismo e le forme di oppressione, tipo di quelle che appunto sono connesse all'occupazione israeliana sia della Cisgiordania che di Gaza. Questa resistenza continua, ovviamente è censurata da stampa internazionale, dal controllo militare dell'informazione da parte dell'esercito italiano, eccetera, continua, potrà continuare in varie forme, anche necessariamente armate, continua di fronte a un attacco genocida, quindi va contrastato in loco ma anche sul piano internazionale, l'importanza anche del discorso che dicevamo del vantaggio dei prodotti, degli investimenti, della cooperazione. Secondo me anche la cooperazione accademica in questa fase va mancata, perché si traduce, a meno che non supereremo questa fase acuta di genocidio, di forte oppressione che andrà avanti a lungo. Quindi per tornare al diritto internazionale, il diritto internazionale è un programma politico che dobbiamo affermare. Non so, mi pare di sentire in parte da quello che diceva Michela, non so se l'obiettivo deve essere quello di ripristinare il diritto immediatamente sulla situazione successiva alla prima guerra mondiale, che anche il mondo è molto cambiato nel frattempo. Abbiamo avuto il fenomeno della decolonizzazione che ha moltiplicato per almeno per 6-7 il numero degli stati esistenti, di situazione di stati. Vabbè, ma io non intendevo di ritorno a 51 stati. No, però in qualche modo se lo spirito del spero bene. Non è che puoi investire il colonialismo. Però dico, sì, quei principi là vanno appunto sicuramente rilanciati e reinterpretati alla luce della situazione attuale che abbiamo, perché nel frattempo c'è emerso nuove problematiche che all'epoca non c'è, c'è la vita ambientale, il cambiamento climatico, la perdita della biodiversità, l'inquinamento, via discorrendo, il tema delle pandemie, che all'epoca era forse meno acuto di quanto non sia oggi, il tema del controllo sullo sviluppo scientifico e tecnologico, i temi sono moltissimi e vanno affrontati con uno spirito di cooperazione internazionale, tenendo sempre presente questo doppio livello del discorso tra gli stati, ma anche tra i popoli, quindi all'interno degli stati,
a volte anche in polemica, in opposizione a quello che fanno gli stati, sfruttando però questo nuovo quadro multipolare che si va delineando, che secondo me è più favorevole alle lotte popolari di quanto sì, ma perché su, anche su questo non è che siamo tutti d'accordo, perché Toni Negri e stava impero, sono esattamente l'opposto, cioè, essendoci l'impero è tutto più facile, infatti, molti lui ne avrebbero preso il potere, mi pare che sia andata così anche l'impero, poi fortunatamente se n'è andato da quel paese, insomma. Beh, ringraziamo Fabio. Io personalmente concordo molto con quello che diceva, la sua impostazione. Come dire, chiudiamo. Insomma, esistono riunioni inutili tante e riunioni utili, così come esistono libri inutili, purtroppo lo sappiamo, ne leggiamo ogni giorno. Sì, appunto, i libri utili. Infatti, questo libro di Fabio l'abbiamo presentato, è utilissimo. Si può comprare anche su Amazon, come veniva ora ricordato. Io credo che abbiamo fatto qualche passo avanti per me nella nostra ricerca, sia collettiva che individuale. Insomma, l'elogio del dubbio che sia in politica internazionale sempre importante. Insomma, penso che dobbiate leggere tutte e tutti questo libro, perlomeno con la medesima attenzione con cui l'ha letto Franco Russo. È un lettore attentissimo e straordinario. Impariamo dal suo modo di leggere i libri importanti e quindi speriamo appunto di ripetere le discussioni in altre sedi di Rifondazione e non solo, ma insomma, io credo che la Rifondazione sia disponibile anche dopo questa prima esperienza a moltiplicare le sedi di confronto. E ringraziamo ovviamente il Circolo, ringraziamo Marco, ringraziamo Roberto Morea, che come al solito ci ha seguito e organizzato con grande competenza, Michele Arricale e ovviamente Fabio Marcello. Grazie e arrivederci. Arrivederci e grazie. Arrivederci, grazie. Ciao a tutti.